vergognoso sul canale, perché YouTube tende a flaggarli tutti quanti automaticamente, a distruggere i video e non sono più trovabili sul canale. YouTube non li usa perché vengono demonetizzati, cioè non guadagnandoci la piattaforma non gli frega una mazza di prenderli e farli girare. Quindi, il titolo l'avete letto e questa è una notizia veloce per far capire un po' a volte chi ha dei sogni deve pesarli bene sulla bilancia. E capire quando è la linea, dov'è la linea di quello che sia logico fare e quello che sia totalmente fuori dalla normalità. Sta ragazza canadese aveva il sogno di fare la cosplayer qua in Giappone perché non si sentiva giudicata dalla società giapponese perché è accettato qua perché fa parte del Giappone, sta realtà. In Canada forse viene vista strana. In Italia vengono fatti eventi, ma non è che molti di voi mi capiscono, non è una cosa proprio che la gente dice ah, normale, perché non appartiene pienamente al nostro modo di nostra cultura, o comunque una cosa nostra. Lei si trova bene a farlo qua, voleva fare questa vita qua. E cosa ha fatto? Ha continuato con i visti di studio fino a quando ha potuto. Quando a un certo punto ha trovato un giapponese che faceva l'operaio e gli ha proposto con 1 milione di yen, 7.500 euro, poco meno in base al cambio, di fare il visto di matrimonio finto. E avrebbe tornato i soldi a 30.000 yen al mese. Cioè, lui aveva un'entrata fissa, mensile, in cambio doveva solo accollarsi il suo matrimonio finto all'ufficio poi, al comune, per fare tutta l'applicazione del matrimonio. Qualcuno ha comunicato il suo nome all'immigrazione. L'ufficio immigrazione di Tokyo ha avviato una procedura di controllo e ha verificato che lei non viveva con l'attuale persona, giapponese compagno, marito, ma bensì faceva i fatti suoi e lavorava nel mondo della prostituzione giapponese. Perché quando tu chiudi accordi e devi cacciare un botto di soldi, in più devi magnare, pagare l'affitto, devi fare un sacco di cavoli. I soldi non piovono dal cielo e come detto io non li fai in bagno. Da qualche parte la conosci. Ecco perché quando poi la disperazione prende sopravvento e fai la scelta più sbagliata del mondo. Vendi te stesso, la dignità, la tua anima, tutto, pur di mantenere un sogno che alla fine è una cosa che non esiste, è una cosa che è campata in aria. Sta ragazza si è beccata, adesso avvieranno la procedura di deportazione, sbattuta sui media giapponesi, cottando di faccia perché loro non si risparmiano, qualcuno sbaglia nel suo paese, non si risparmia di mettere la faccia vostra su un giornale, televisione. Questo sicuramente pure in Canada è arrivata la notizia, immaginate la famiglia che cosa ha dovuto passare, si è trovata la foto della figlia, editata come fosse una donna di facili costumi, in una realtà così che loro manco si aspettavano, forse manco sapevano, manco sanno i familiari cosa voleva fare. Cosa volevo dire io, raga? Vi lascio nel link in descrizione l'articolo, così date un'occhiata a tutta la situazione che è. Fatevi riflettere che qua le cose serie. Seguite i vostri sogni, ma non potete trasformare in incubi, ragazzi. Cioè, non vi accanite, dovete anche, i sogni devono essere fattibili, dovete stare coi piedi a terra. Qua nessuno regala un cavolo. Io ho sempre leggiato Yuriko Tiger perché ha sempre sottolineato la difficoltà nel lavoro che lei fa. Nell'ottenere il visto, nel mantenere la documentazione, nel tenere l'immigrazione sempre lì, tranquilla. Perché qua non si rimane da sola, non è che decidi vengo e sto qua. Io mi invito a fare una domanda a voi stessi e fare una domanda a chi seguite. La domanda che dovete fare è chi seguite in Giappone. Con quale visto sei in Giappone? Fate questa domanda. Invito a fare questa domanda, vedete se ha risposto. Io ho sempre risposto, e lo sapete, io ho un visto matrimoniale qua. Io sono legato a un visto matrimoniale con mia moglie. Avvierò la procedura di rinnovo per fare la richiesta dei 3 anni. Io sono adesso all'altro al nuovo scaglione. Ho fatto un anno, rinnovato, per un altro anno. L'altro anno sta scadendo, devo rinnovare. Teoricamente, se sento che qua l'ufficio segue la procedura, quella normale, io proverò 5, ma già so che ne andranno 3. Poi, fra 3 anni dovrò rifare i 5. Sono legato a mia moglie, sono legato ai soldi che guadagno, che guadagniamo, ai limiti, a tutte le regole che l'immigrazione richiede.
Io, ma un giorno posso beccarmi che mi bussano alla porta uno degli uffici, mi viene a casa, viene a vedere la relazione, se realmente viviamo insieme, se realmente facciamo cose insieme, se viaggiamo, se... Vengono a vedere, quindi è una cosa seria. Se vi sposate, se lavorate qua, se volete vivere qua. Raga, mi raccomando, questo è un esempio pratico di quello che non si deve fare in Giappone. Proprio non lo dovete fare, perché non solo distruggete la vostra vita, distruggete la vita di chi vi sta, chi, che, dei cari vostri, genitori, di chi vi dà una mano, di chi ha supportato il suo sogno. Riconoscete il limite. Provare, bisogna provare sempre, ma fermarsi quando una cosa non è fattibile, raga. Riconoscete che almeno ci ho provato, non sono stato fermo in casa col sogno, con la speranza, ci ho provato, ma riconoscere quello che è giusto e quello che è sbagliato, ci deve essere il limite, raga, perché se no si finisce con questa ragazza qua che è caduta in un vortice nel quale non è uscita, e ne è uscita adesso in una situazione veramente disastrosa. A voi commenti. Chi ha dubbi su come io gestisco il canale, questa è la risposta, io non ho problemi. Io l'altro giorno ho fatto un video, mi sono voluto divertire e ho fatto ridere un sacco di voi, sono contento di averlo fatto. Io sono fatto così, mi vengo un'idea, la metto in pratica, voglio parlare di un argomento, ne parlo. Non ho da dover decidere di cosa parlare perché non sono gli iscritti a decidere cosa devo pubblicare sul mio canale, ma sono io a portare i contenuti. Che alcune volte possono piacere, alcune volte non possono piacere. Se siete intelligenti, seguite il canale, sapete come sono fatto io, sapete che contenuti porto, sapete cosa andate incontro. Quindi non dovete avere dei dubbi sulla trasformazione del canale. Io credo avrò 10-12 video già pronti sul canale e man mano ne sto creando altri. Tipo, questo non è un video che era ideato o era pensato, ma ritenevo giusto aprire una parentesi, aprire una discussione su questo canale. Dite la vostra, raga. Dite cosa ne pensate. Perché chi vuole fare questo percorso, vuole un suo sogno, forse leggendo nei commenti può trovare anche la via giusta nel riflettere e agire, stando con i piedi a terra, sempre lucidi, perché trovarsi nei casini è un attimo, fare delle scelte sbagliate è un attimo, incontrare persone sbagliate, cioè, raga, sempre, sempre vigili. Io vi lascio alla vostra domenica. Un bacio, un abbraccio, domani tocca andare a lavorare, godetevi quest'estate, alla prossima raga, le Giappone News dal Giappone, bacio raga.